IFA 2015, siamo dentro il Tempodrom di Berlino, dove Samsung ha presentato in un evento che appunto si chiamava Samsung Gear, anche se World Tour, Galaxy World Tour, è stato un po' abbandonato come nome. In questo evento dedicato al Gear ha presentato ovviamente Samsung Gear S2. Andiamo a vederlo in dettaglio. Questa è la variante con il cinturino in plastica, abbastanza compatto, abbastanza leggero e anche abbastanza elegante. Diciamo che sembra essere un giusto bilanciamento fra dimensioni, fra essere un prodotto unisex, fra essere un prodotto giovane ma anche moderno. Ovviamente non è un orologio di altissima orologeria, ad oggi smartwatch così non esistono, ma andiamo a parlare di Samsung Gear S2. Ci sono due tasti su questo lato: uno è il tasto, diciamo, home, che risveglia lo schermo e fa apparire il quadrante, e uno è il tasto back, ovvero semplicemente il tasto indietro. La terza opzione di interazione, anzi la terza ma non ultima opzione, è utilizzare questa ghiera che permette di muoverci fra il menu, fra le varie opzioni, scorrere le mail, scorrere qualsiasi cosa. Ovviamente questo non vi eviterà la possibilità di usare tranquillamente il touch. Come è composto? Questo è il quadrante principale. Se io tengo premuto a lungo è possibile fare lo switch fra tanti quadranti diversi. Devo dire che ce ne sono veramente tanti, effettivamente, forse non tutti bellissimi, ma insomma abbastanza interessante. Questo tra l'altro è un quadrante che si colora sempre più di verde in base a se vi state muovendo o meno, è stato mostrato durante l'evento. Scorrendo verso sinistra ci sono le ultime notifiche, chiamate perse, messaggi ricevuti, mail ricevute. Allora, questo è un misto di notifiche che provengono dal proprio smartphone e di notifiche che vengono dallo watch stesso, dall'orologio stesso, dal Gear S2 stesso, visto che supporta una nuova tecnologia chiamata eSIM che vi permette di fare telefonate e mandare messaggi e anche ovviamente ricevere sia chiamate che messaggi. Scorrendo invece verso destra ho prima questo primo menu dove troviamo le applicazioni, S-Voice, i contatti preferiti e le impostazioni. Continuando a scorrere abbiamo fondamentalmente vari widget, avete visto il fitness, il meteo, la musica, il sensore di battito cardiaco, il fitness, il calendario, quanta acqua o caffè abbiamo bevuto. Con un semplice più possiamo aggiungere, oppure premendo su più possiamo aggiungere altri widget, anche se in questo caso in realtà mi sembra essere sempre gli stessi, sono stati probabilmente aggiunti tutti. Quindi a questo punto possiamo andare nella lista delle applicazioni. E qui siamo già arrivati in fondo, quindi ritorniamo all'inizio, si è ricordato di dove eravamo. App recenti, messaggi, chiamate, S-Health, Running che è l'app di Nike Plus, le impostazioni, il calendario, S-Voice, il meteo, Next Page che va appunto alla pagina dopo. Apriamo qualche applicazione. Purtroppo non c'è un tasto fisico per aprirla, secondo me sarebbe stato perfetto, dobbiamo sempre fare un tap fisico. Questi sono i messaggi ricevuti, possiamo scorrere con la ghiera. La ghiera ha un bel click, fa uno scattino alla volta e fa un click secco che è molto piacevole, non è una vibrazione, è proprio un click fisico della ghiera che gira. Possiamo fare telefonate, ecco qua, purtroppo non possiamo farle davvero perché in questo momento è presente soltanto una versione demo. In realtà comunque lo smartphone è connesso a un orologio, almeno in teoria, purtroppo non abbiamo l'orologio a cui è connesso. S-Health, ho sempre l'istinto di premere un tasto fisico che non c'è. Molto bella questa visualizzazione in cui ci viene mostrata, vedete, tutta l'attività della nostra giornata, verde per vera attività fisica, gialla per moderata e bianca per essere stati fermi, e anche le varie misurazioni, quindi possiamo ripercorrere la nostra giornata di fitness in questo modo. Passi fatti, minuti camminati, battito cardiaco, acqua e caffè. Nike Plus, andiamo nelle impostazioni, ops, ecco, esatto, ho rifatto la stessa cosa di prima. Nelle impostazioni vediamo che non ci sono moltissime opzioni, che probabilmente sono tutte riservate all'applicazione dello smartphone che non possiamo provare. Abbiamo però un interessante power saving che sfrutterà lo schermo Super AMOLED, AMOLED, per andare a risparmiare batteria, quindi utilizzare, vedete, mette lo schermo in tono di grigi, possiamo blocca tutte le funzioni ad eccezione di messaggi, notifiche e chiamate, spenge il wifi e limita le performance. Vi facciamo vedere come funziona. Eccolo qua, questo è abbastanza un esempio chiaro di come in questo modo lo smartwatch possa risparmiare tantissima energia. Premo un attimo su off, anzi
Ok, per tornare indietro. Ok. S-Voice, il meteo, la sveglia, tutte le applicazioni più classiche, c'è anche il lettore musicale, non ci sono degli speaker su questo dispositivo, quindi stiamo regolando il volume sullo smartphone. Ok, next page, trovare il telefono, maps, possiamo anche andare a vedere la demo della mappa. Vediamo se riesce. Non avevo provato quest'app. È la mappa di Here, lo intravediamo da qui. Ci sta impiegando molto, quindi probabilmente sta davvero cercando la nostra posizione di GPS ed evitiamo. C'è il GPS, c'è la Wi-Fi, c'è il 3G, c'è l'NFC. NFC anche per i pagamenti, non sappiamo ancora in quale nazioni, ma saranno presenti. È sicuramente Samsung Pay un punto di forza. Vi faccio vedere l'app di Uber perché è molto simpatica, sicuramente una demo molto interessante. Voglio che mi porti al lavoro, lavoro in Market Street ovviamente, come voi tutti sapete. Eccola qua, quindi la macchina, il conducente, la Toyota Prius del nostro conducente. Torniamo ancora indietro. Allora, questo orologio arriverà ad ottobre anche nel nostro mercato, in alcune varianti differenti, in una variante Wi-Fi, in una variante 3G e a prezzi ancora da annunciare. Non è detto che arrivi la variante 3G in tutti i mercati, perché la eSIM è una tecnologia molto nuova, quindi è tutto ancora da vedere. Abbiamo detto schermo AMOLED, abbiamo detto una batteria da 250 o 300 mAh in base al modello e una compatibilità con Android molto molto larga, ovvero con tutti gli Android almeno 4.4 e con almeno 1,5 GB. Con molto molto largo ovviamente consideriamo il fatto che prima la compatibilità era solo Samsung. Me lo levo un secondo per farvi vedere il lettore di battito cardiaco qua sotto e il fatto che è possibile rilasciare, anche se ancora vediamo se mi riesce. Ok, ce l'ho fatta. È possibile rilasciare il cinturino e quindi sostituirlo con un altro cinturino a piacimento. Vediamo anche se... Ok, l'ho reinserito. Questa è la variante in plastica. Ho qui accanto da mostrarvi anche la variante con il cinturino in pelle, che tra l'altro vedete è proprio differente sia l'aggancio, infatti anche per rimuovere il cinturino c'è proprio un sistema differente, lo vedete, ed è differente anche la corona, vedete? Non è uguale a quella del modello in plastica, quindi una variante differente. Una cosa che non ho mostrato è la possibilità di accedere a delle impostazioni rapide tirando giù la tendina, quindi al lettore musicale, al disabilitare le notifiche e alla luminosità. Eccola qua, andiamo ad aumentarla per la nostra prova. Da IFA 2015 per questa prova di Samsung Gear S2 è tutto. Un saluto da Emanuele Cisotti per mobileworld.it.